Ciao a tutti e tutte, spero che voi non siate vegetariani perché oggi andrò a realizzare con voi il mio polpettone. Perché ho deciso di fare il polpettone? Perché è un piatto che noi italiani ci teniamo tantissimo a farlo, soprattutto la domenica, però è un piatto molto casalingo che io adoro fare perché è buonissimo, per cui possiamo andarla a farcire con le verdure, con quello che vogliamo oppure farlo classico. In questo caso io lo farò con la zucca. Ho già preparato i miei ingredienti, quasi tutti, dovrò metter solo sul tavolo un uovo in più. Le vedete verdi perché è una gallina che fa proprio le uova verdi, per cui oggi andrò a utilizzare queste qua. L'interno è normale, ma il guscio è verde, non vi preoccupate. È di una razza particolare che si chiama appunto Auracana. E sono buonissime. Ho già preparato un po' di ingredienti, come potete vedere, ma andando avanti nel video ve li spiegherò con calma. In questo caso io ho 900 grammi di carne macinata, il mio macellaio me ne ha data un pochino in più, per cui andrò a fare un bel polpettone grosso che se mi avanzerà non è un problema perché lo mangerò il giorno dopo, comunque si può mettere anche nel freezer. Intanto ho messo la pausa, ho preso un altro uovo perché in questo caso me ne servono tre. Se volete fare un polpettone invece da 300 grammi, praticamente dovete utilizzare 300 grammi di carne, un uovo soltanto e poi vi spiegherò eventualmente a fine video la ricetta con le dosi per un polpettone piccolino da 300 grammi, comunque un terzo di quello che utilizzo io alla fine. In questo caso il mio uovo è marrone perché è di una gallina particolare che si chiama Marans, che fa proprio l'uovo color cioccolato ed è molto 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 buono. Ho già messo nella mia padella la mia zucca, che sono già andata a sbollentare con l'acqua salata, e andrò, siccome che c'è ancora un po' di residuo di acqua, andrò a metterla direttamente in uno scolapasta per togliere ancora questo strato di acqua in modo che viene bella bella densa, che poi appunto questa purea andremo a utilizzarla per il nostro polpettone. Se non vi piace la zucca, perché a molti non piace, potete utilizzare la verdura, quello che avete in casa. In questo caso il polpettone è la zucca, per cui vi spiego la ricetta della zucca. Come potete vedere, ho già messo nella mia ciotolina la zucca in modo che si scola bene bene, mi toglie appunto i residui dell'acqua, così poi andrò a schiacciarla. Questo qua è un passaggio che possiamo fare dopo perché tanto la zucca deve essere tiepida, per cui lasciamola qui in sospeso e andiamo a fare il nostro polpettone. Mi sposto dall'altra parte, ho già preparato le mie fette di pan carré, in questo caso sono 8. Possiamo metterne anche due in più se vi piace, con più mollica. In ogni caso andremo a mettere 90 ml di latte che io ho già preparato. Andiamo a metterlo qui dentro. Questo ci serve appunto per ammollare il nostro pane. Metto da parte il mio misurino così faccio un po' di ordine. Ho versato tutto in una ciotola più grande perché mi viene più comodo lavorare il pane. Andiamo a sporcarci un po' le mani e a mollare il nostro pane. Se non vi piace utilizzare le mani, chiaramente potete utilizzare dei guanti apposta. Andiamo a fare questo procedimento, andremo proprio a bagnare questo pane e poi a strizzarlo. Ecco fatto. Allora, adesso andremo a mettere in questa ciotola con il pane ammollato tre uova. Adesso ho rotto l'uovo della Marans, l'uovo color cioccolato, così vi faccio vedere quanto è bello. Ora andrò a rompere le altre due uova. Una volta che abbiamo messo le tre uova, andiamo a pesarci 90 grammi di parmigiano e versiamo tutto il composto dentro la nostra ciotola e andiamo a mischiare tutto. Una volta fatto ciò, andiamo a mettere anche gli altri ingredienti, per cui mettiamo un pochino di pepe, perché a me piace, potete anche non metterlo se a voi non piace, andrò a mettere un pochino di origano, anche lì regolatevi ad occhio,
Andiamo a mettere 3 cucchiaini di sale, 3 cucchiai e mezzo. Uno. Due. Se non volete andare ad occhio, potete fare 3 cucchiai di origano, 3 cucchiai di sale. Andiamo a mettere anche 3 cucchiaini d'olio. Allora, intanto andiamo a preparare il nostro forno a 170, forno statico, così lo andiamo già a scaldare. Ho preso la mia zucca, che era già bella piena d'acqua la ciotola, per cui l'ho già nuotata nel lavandino, e andremo ulteriormente a schiacciarla. Iniziamo a girare, scusate la voce, gli ingredienti che avevamo preparato prima, che avevamo lasciato in sospeso, voi potete anche girarli prima, chiaramente. Ok. Adesso a poco inizieremo a mettere tutto questo composto dentro la carne e poi andremo a mettere anche la zucca. Come potete vedere, io questo procedimento lo sto facendo con tutta calma, un po' per volta, così andiamo a mischiarlo bene. Se è il caso, utilizzeremo anche le mani, ovviamente. Se non vi piace, potete fare tutto con i cucchiai. Giriamo bene bene. Io non ho ancora messo la zucca. Potete fare due cose. Allora, o iniziate a mettere metà parte di zucca o addirittura tutta, se no potete lasciarlo così, versarlo poi nella carta forno e poi mettere consecutivamente, quando l'impasto è bello stirato, la zucca. Potete scegliere come preferite. Io in questo caso farò una parte con dentro la zucca e una parte lo metto direttamente dentro quando vado a rotolarlo, così gli metto ancora un po' di parmigiano. Tengo assunto un po' da parte, perché sennò si fa veramente fatica a girarlo. Andiamo avanti così. Una volta che è bello mischiato, iniziamo a versarlo nella nostra carta forno. Se vi piace, ma non è fondamentale, potete mettere anche uno spicchio d'aglio. In questo caso io l'ho messo perché a noi piace, l'ho fatto a pezzettini piccolini e ne ho messo uno spicchio e mezzo. Però appunto anche lì regolatevi voi, se non vi piace non siete obbligati a metterlo, se vi piace potete metterne anche di più, potete anche metterne 3. Giriamo ancora tutto bene, una volta che è tutto pronto, siamo convinti, andiamo appunto a stenderlo. Come potete vedere alla fine io ho deciso di preparare 2 teglie e andare a stendere 2 impasti, in poche parole, così ho 2 polpettoni, almeno sono sicura che non mi esce. Potete fare anche voi così, se è troppo. Regolatevi anche in base alla vostra fame, alla vostra tiella. Bene, cosa facciamo adesso? Adesso andiamo a schiacciare il nostro composto nella tiella, cercando di non andare fuori. In questo modo potete utilizzare anche un cucchiaio. Dobbiamo formare praticamente un rettangolo. Questo polpettone in realtà io lo faccio anche in un altro modo. Volendo potete farcirlo mettendoci anche della mozzarella. Allora, io non sono un amante. Si era smontato il cucchiaio, scusate. Non sono appunto un amante dei formaggi, però mi rendo conto che appunto non posso solo bere il latte io lo bevo senza lattosio, in questo caso io ho utilizzato il latte normale. Però non mangiando formaggi, qualcosa cerco di mangiarlo, tipo appunto il parmigiano che non è lattosio e oltretutto anche un po' delle fonti come il calcio, che se no veramente, e appunto mangio le mozzarella, qualche sottiletta, però non mangio, ahimè, formaggi come la toma o queste cose qua, che è un vero peccato perché da queste parti le fanno buonissime, però purtroppo, per cui cerco di fare queste cose qui in modo che
Allora, il primo è pronto. Volendo, appunto, come vi dicevo, se vi piace potete mettere, c'è chi mette la scamorza dentro a pezzettini, in questo caso, potete mettere un altro tipo di verdura, potete lasciarlo così, potete metterci un po' di parmigiano, un po' di pangrattato, potete sbizzarrirvi, mettere la scamorza, mozzarella, altro parmigiano. Io in questo caso lo lascerò così perché è già bello ricco. Andrò anche a schiacciare l'altro. Comunque, io da 2 settimane che ho l'influenza, sono guarita dalla febbre, dal raffreddore e tutto, ma sono ancora raffreddata, ho ancora tanta tosse, sono ancora chiusissima. Solo che non questo tempo qua, come fai a non ammalarti? È una cosa tremenda. Ok, allora possiamo lasciarlo così. Nel mio caso, io appunto, come vi dicevo prima, ho avanzato la zucca, per cui in uno ci stenderò sopra la zucca. Così vi faccio vedere come faccio. Anche qui chiaramente andrò a schiacciare. Ne faccio uno sì, uno no, perché a me la zucca piace, però appunto, come vi dicevo, non piace a tutti. Ok, adesso dobbiamo andare a rotolare. Come facciamo? Giriamo. Adesso con una mano dobbiamo prendere questi lati e formare proprio un cerchio, una sorta di caramella. Facciamo la stessa cosa anche con l'altro, guardate che carino. Il primo è fatto. Ragazzi e ragazze, tra 35 minuti, scusate, vediamo com'è. Ragazzi e ragazze, io interromperò il video, vi farò vedere nella seconda parte come viene il polpettone una volta che è cotto.